Tutti i lavori fatti nostri. Immagino. Lei deve mettere un articolo? Metti in rete su un sito internet che si chiama cristore.it. Ecco. Se vuole no, fare un po' di spiegazione. Io voglio dire qualcosa. Allora, perfetto. Ecco, loro vedono tutto questo sì. Questo lo vedono. Sì. Ecco, fatto dalle loro mani, certo. Nei tempi liberi, poverino, invece di allora a lavorare. Certo. Andiamo. Ecco, io volevo dire quello. Qualcosa sulla missione come, che c'è, esatto. E come? E quindi... Ecco, noi siamo missionari sia qui in Africa che in India. Qual è la vostra missione? Il nome? Suor Graziella. Graziella. Io mi chiamo Suor Graziella. Sì, l'organizzazione. L'organizzazione, allora per poter avanti, noi abbiamo anche l'adozione a distanza. Sì. Se c'è qualcuno che vuole fare l'adozione, perché... non individuale in Africa, ma a gruppo, perché certo. La provvidenza serve ad aiutare tutti i bimbi, certo. Attualmente. Nella missione, quando loro hanno visto le suore, si sono tutti avvicinati con le loro casse come le formiche, certo. Sperando nel nostro aiuto. Certo. Ecco, le loro case fatte di ramiera come quelle dei contadini nella campagna che tengono... hanno bisogno di tutto attualmente, di tutto. Noi stiamo dando, la prima cosa che abbiamo fatto, un'aula di scuola, la prima classe, la seconda classe, la terza non ci riesce a farla ancora, perché la provvidenza, abbiamo bisogno della provvidenza, certo. Ed ecco le nostre suore, poverine, bravissime, piene d'amore di Dio, nei tempi liberi fanno tutte queste cose per venderli, come ha detto il sacerdote dall'altare, non per mettersele in tasca loro, per sostenersi, ma chiaro. Per il bene di questi fratelli che hanno bisogno. Certo. Sì. Andando nella missione in India? Però se andiamo vediamo i cartelloni dell'India. Okay. No, non è qui, giù, di là. Andate di parlare Paolo. Palla. Ecco, dal 1994 che io sono in India. E quando sono andata in India, la prima cosa mi ha colpito, ho trovato tantissimi lebbrosi. Quello che mi ha colpito, sì, è stata la loro deformazione, però il loro modo di vivere particolarmente. Niente mezzi ortopedici. Ed ecco... Poi, guarda, vede? Niente mezzo a sedere su di una carrozzina di 10 centimetri, le carrozzine che vede gliel'ho portate io. E quello che più mi ha colpito, il letto. Il loro letto è fatto, ecco, signorina mi reggi un minutino, guardate il letto. Un buco in mezzo, sotto un secchio. Sì. Immagina per col i tempo bisogni. Per i bisogni, immagina col tempo com'è questo letto. Certo, certo. Mi sono avvicinata da una che aveva il buco e si era messo un cuscino sotto le gambe. Dice, allora ho visto quel cuscino, dice suora, avevo dolori e ho messo il cuscino. L'ho guardato, era pieno di tutte e due cose, non ce l'ho fatta. Come Madre Teresa è stata colpita da quello che ha detto fame, io sono stata colpita da questa figura. Mi sono girata dall'altra parte facendo finta di soffiarmi il naso, invece piangevo e ho detto Gesù, dammi la forza di lavorare per impedire anche una sola persona che entri in questo ambiente. Quando sono andata dai miei superiori ho detto, madre, io non mi sento di stare in India a guardare la sofferenza, ma bensì la voglio aiutare. E ho chiesto ogni volta che torno in Italia di lasciarmi libera, andare di qua e di là, a stendere la mia mano e con quella provvidenza aiutare quella povera gente. Mi è stato concesso. Ed ecco che io ogni volta, prima di andare in missione, giro
ovunque. Sono venuta anche qui, Martina Franca, quando Tiziano è venuto in India, Viaggio di Nozze, sì, non so sì, che... E ho fatto... C'è stata anche una riunione qui in chiesa. Ecco. Dopo. E sono venuta. E con quella provvidenza io vado dai lebbrosi, vede, porto la provvidenza, porto le carrozzine, però... Abbia pazienza che l'ho fermata, perché è molto importante questo. Le carrozzine e tutto, però questo è solo un senso di affetto. Non mi guarisce queste persone. Porto anche le biciclette a quei lebbrosi leggermente colpiti. Però, allora, cosa faccio per loro per impedire la lebbra? Siccome la maggioranza delle genti vive nelle capanne, è periodo di monsoni. Ecco, ci sono tante immagini, non so se le può prendere. Sì, sì. Periodo di monsoni, queste capanne galleggiano e lì si nascondono serpenti, topi. 3 anni fa una bimba è stata mangiata, dato un morso, questa bimba è morta subito. Ma poi oltre a quello, che igiene ci può essere mai in un ambiente così? Ed ecco abbiamo le malattie. Allora io vado sì dai lebbrosi, però ogni volta distruggo 3-4 capanne a secondo la provvidenza e vengono sostituite con delle casine. Questa è stata la prima, che poi è stata finita. Dando un ambiente sano, per me sono tanti lebbrosi di meno. Qui ci sono io presente per fare vedere che è realmente vero quello che io dico. Ecco, vede. Ecco, guarda questa, è così. E noi lavoriamo. Abbiamo anche l'adozione a distanza per poter fare, aiutare questa gente. Noi non guardiamo i sacrifici e tutto. Quando io sono andata in Africa, la suora mi ha detto, come ho detto prima, suor Graziella, come facciamo? Ora lo può mettere giù. Suora, come facciamo? Perché tutta questa gente ci viene come formiche, hanno bisogno, grazie signori, hanno bisogno di tutto. E io ho detto, come io cammino per l'India, invece di fare 2 passi ne faccio 4. Cammino e con quella provvidenza, confidando nel Signore, aiuteremo anche l'altro. Però quando sono tornata dall'India purtroppo mi sono ammalata, un'ernia al disco. Grazie a Dio mi sono curata e per Natale ritorno in Africa ad aiutare quella povera gente. Vuole mica il conto corrente? Sì, mi dà anche. Ora andiamo di là, me lo dà. Sì, mia madre.